Ciao ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video con Alissa, Bia, Kiro e un aspirapolvere. Cosa c'entra un aspirapolvere con il nostro canale? C'entra molto, perché Kiro e Bia fanno parte del nostro canale. Sì. E ci hanno mandato questa cosa, ragazzi. Il Pet Grooming Kit. Cioè, praticamente è un kit di roba per... Eccola lì. Hai bene in faccia. Ecco, Bia è già scappata perché ha già capito cosa le aspetta. Praticamente è un kit per spazzolare gli animali che si attacca all'aspirapolvere e che aspira praticamente subito i peli che tu gli spazzoli. Cioè tu spazzoli l'animale e nel frattempo li aspira via, così non vanno in giro per casa. Ma Bia gli fa paura l'aspirapolvere. E quindi... Era un problema. Non lo so, ero curiosa. E quindi ho accettato di testarlo proprio per vedere come reagisce Bia e come funziona questa roba. Vabbè, dopo recupereremo Bia. Intanto qui abbiamo il nostro aspirapolvere P11 Smart Proscenic e qui il nostro Pet Grooming Kit. Adesso lo apriamo perché non lo abbiamo ancora provato, ovviamente. Sarà una prova indiretta di cosa succederà. Cioè, di come si aprirà. Di come si aprirà anche. Vabbè, ora lo apriamo così, perfetto, non era difficile. Alissa, mi devi aiutare, Perché sai che i gatti non è che si fanno fare proprio tanto volentieri le cose. Soprattutto via con l'aspirapolvere. Ma però non lo so, a lei però piace essere spazzolata. Allora, qui abbiamo diversi tipi di spazzole. Vai, tiriamole fuori e vediamole un po'. Ah, e ovviamente spazzoleremo anche te, Kiro. Non credere di passarla liscia. Comunque, ecco qui tutto l'occorrente. Ma sai che questo credo sia tipo un rasoio? È anche per tosarli. Dai, vabbè, io questo non lo farei però, Bia. Forse questo è per i cani, magari a pelo lungo. Sai chi ha quei cagnoloni belli pelosi? E gli vuole fare il pelo, e però invece di far andare il pelo in giro, così almeno viene aspirato. Ok, quindi abbiamo questo qui che è per tagliare i peli. Ecco, questa credo sia la spazzola per il pelo corto. Questa è un altro tipo di spazzola. Anche questa è buona però. Quello è il tubo da collegare. Ok, sei pronta? Proviamo? Aspetta, vediamo se viene l'aria. Che figo. Aspetta. Alissa, mi senti? Alissa, come stai? Bene, ciao. Ciao. Come stai? Bene, Alissa tubo. Vabbè, per ora è ancora pulito, queste cose le puoi fare, poi non lo potrai fare più. Ok, siamo pronte. Stacchiamo questo e colleghiamoci il tubo. Perfetto, ho fatto clic. Bene, scegliamo quale spazzola utilizzare con questa. Bia. Dici quella? Sì. Va bene, proviamo con quella. Ma che dici, iniziamo da Bia o da Kiro che è già qua? È una vittima più facile. Dai, facciamo Kiro allora, dai. È già qui, vai. Ma lui non sembra spaventato. Guarda, sta aspirando, Vedete che non c'è niente qua? Ok, vedete se è spento l'aspirapolvere, tutto il pelo rimane qui sulla spazzola. Guarda! Quanto! Guarda! È andato qui tutto il pelo che abbiamo aspirato! E allora funziona, ragazzi! Mamma, che schifo! Kiro, devi lavarti più spesso! C'è uno zozzolo! Dai, scherzo, sei un bravo cagnolino! Bene, adesso vediamo un po' dov'è l'altra. Ciao Bia, sai che tocca anche a te? Guarda come si lecca le zampine, fa finta di niente. Però io con Bia userei l'altro tipo di spazzola, che dici? Quella più larga. E guardate, la spazzola è pulita. Adesso scambiamo la spazzola, mettiamo questa perché Bia ha tanto pelo lungo. Boom, adesso Alissa rompe tutto. Ma cosa ridi? Cosa ridi che te lo faccio ricomprare a te? No, yeah. Ragazzi, quando si hanno gli animali bisogna attrezzarsi. Vai. No, vieni qua che è bello. Non è convinta. Meglio di no. Allora, proviamo prima senza attivare l'aspirapolvere, così intanto lei si abitua a sentire questa spazzola. Vedi, non le dispiace, eh? Andiamo, Alissa! Sembriamo i Ghostbusters!
Na 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 na. Na 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 na. Cat-busters! Ed ecco qui, anche il pelo di Bia si è aggiunto a quello di Kiro, ha formato una bella matassa mista arancione-nero. Proviamo questo spazzolo anche con Kiro? Dai, vediamo un po' come va con questa. Poi lui se lo fa fare proprio volentieri, eh? Ok, dai, funziona direi. Beh, direi che funziona, Sì. Guarda quanto pelo hai raccolto. Eh sì, beh, poi l'abbiamo fatto anche poco, perché questo è un test innanzitutto. Anche perché adesso c'è un altro problema, perché comunque nella casa ci sono ancora i peli che avevano lasciato prima e quindi dobbiamo pulire e aspirare e lavare. Ma come facciamo? Ti va di aspirare e poi lavare? No. E allora ho un altro strumento segreto da tirare fuori e da provare. Il lavapavimenti aspiratore senza fili, sempre Proscenic F20. Praticamente uno strumento che ci fa sia aspirare che lavare il pavimento, e tutto questo senza fili. E allora proviamolo, no? Vai! Allora, come funziona, ragazzi? Prima di tutto togliamolo dalla base. Vediamo se Alissa ci riesce come Artù di Camelot. Ha tolto l'aspirapolvere dalla roccia? Ok, sei regina delle pulizie di casa. Acceso. Acceso, vedi? Acceso. Parla da sola. Va bene, adesso che l'abbiamo preso, dobbiamo riempire questo serbatoio. Quindi lo stacchiamo così e lo andiamo a riempire con l'acqua. Vai, Alice. Fatto? Sì, fino a qui. Perfetto, mettici una spruzzatina di detersivo, devono essere 10 ml. Per sicurezza usiamo il tappino, vai. Ok, mi sa che è super concentrato, perciò ne basta veramente poco. Richiudiamo e mettiamolo qua. Kiro ha già perso peli. Kiro, meno male che adesso passiamo noi. Vai, fagli fare i click, dai che è soddisfacente il click. Ah. Ok, adesso mettiamo questo a posto qua, in bella vista sulla colonna, guarda, sembra tipo in esposizione. Adesso possiamo fare due cose, o avviarlo con il tastino direttamente qua, cioè lo accendiamo e poi qui cambiamo le modalità, oppure possiamo anche utilizzare l'app. Quindi, non so, io voglio mettere la modalità smart. Acceso. E adesso vediamo se parte, Vai, piegalo. Oh! È partito! Va da solo! Decide lui dove andare! Modo smart! Sta andando da solo! Vero? Wow! L'app ci ha dato anche una medaglia! Pulitore esperto! Ma si è fatto tutto lui! Cioè, per 8 minuti di pulizia siamo già pulitori esperti! Aspetta, c'è la pellicolina! Wow! Questa era la cosa più importante da fare, ragazzi. Vabbè, comunque, allora, innanzitutto mi piace un sacco che da quest'app si può comandare tutto quanto e possiamo anche vedere la percentuale di batteria, il tipo di spazzola che abbiamo messo, se il serbatoio è pulito o no e cambiare le modalità di utilizzo. Quindi possiamo mettere la modalità massima quando proprio magari Kiro è rientrato con le zampe tutte sporche di fango e dobbiamo pulire per terra, oppure magari vogliamo sterilizzare perché magari abbiamo un bambino piccolo a casa che vuole gattonare sul pavimento e così lo può fare, oppure voi volete giocare per terra e lo potete fare tranquillamente. Insomma, molto molto carino. Adesso abbiamo tutto l'occorrente per tenere la casa pulita con gli animali, gli animali e i bambini. Che ne pensi, Alissa? Belli? Sì. Ok, così, visto che tanto li dovrei usare te, sono contenta che ti piacciono. Dai, facciamo così, Alissa, lo devi vedere come un videogames. Vedi, qui ti dà il punteggio e tu man mano che fai punti pulendo casa, poi prendi un bel premio, che ne so, un Kinder. Ecco, sì. Vedi? Già pulire diventa più interessante. E poi, sai qual è la cosa più bella? Ci possiamo prendere un altro animale, perché papà non ci potrà più dire che poi sennò la casa diventa sporca. Sì! Poi ho un'idea ancora più bella. Facciamo pulire papà! Sì! E noi coccoliamo!
divertimento? Lo vuoi un fratellino animale? Che animale ci prendiamo? Uno bello peloso, eh? Cioè, perché altrimenti non ha senso. Coniglio. Coniglio? E poi i conigli rosicchiano tutti i cavi. Ma questi sono senza fili! Sì! E quindi va benissimo! Poi vabbè ragazzi, qua c'è la base di ricarica con la spazzola aggiuntiva, lo scovolino per pulire e poi mentre è in carica gli possiamo far fare il ciclo di pulizia automatico delle spazzole, perciò non dobbiamo essere noi a pulire le spazzole, ma se le pulisce da solo. E allora ragazzi, mi dispiace che Bia non sia qui per i saluti, però credo che non sia rimasta troppo entusiasta dal discorso dell'aspirazione, perciò per oggi le è bastato così. Comunque vi lascio in descrizione tutti i link e le info di questi prodotti Proscenic, perché funzionano benissimo, sono veramente molto utili, soprattutto se in casa avete degli animali. Per oggi io, Alissa e Kiro vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!